Intendo ovviamente difendere internet e dire primariamente che io uso moltissimo internet, che internet è una conquista in termini di libertà, una conquista in termini anche di facilità di apprendere le notizie, di conoscenza, è fondamentale internet. Internet può portare però, e lo dico da genitore anche, a delle degenerazioni. Per esempio i giovani si incontrano di meno o addirittura non si incontrano più perché stanno soltanto sulla rete, e quello però è un mondo virtuale, non è un mondo reale. E questo va declinato in tanti aspetti della nostra vita sociale, della nostra vita democratica, per esempio anche il rapporto tra internet e la politica, attenzione, perché chi spesso si sente dire noi prendiamo una posizione perché l'ha detto il web, e chi l'ha detto? Ritiene che questo scontro tra editoria online e editoria ancora cartacea, tradizionale, possa generare delle problematiche? È chiaro che il mondo sta cambiando e che oggi il libro non è più soltanto di carta. C'è l'ebook, c'è tutto quello che viene messo su internet, ma dal punto di vista del libro penso al contenuto, cioè se un libro viene messo in forma digitale, viene utilizzato in forma digitale, non è una cosa negativa che cancella il libro. Io sono preoccupato rispetto a certe degenerazioni di internet, non rispetto all'uso delle tecnologie, nelle modalità di comportamento delle persone, nel fatto che si crea un mondo virtuale spesso slegato dal mondo reale, ma questo è un altro aspetto. Noi non dobbiamo rifiutare la tecnologia, dobbiamo ovviamente utilizzarla il più possibile per crescere, non per andare indietro. Ecco. La regione intende supportare ancora l'imprenditoria editoriale? Sì, sì, noi faremo tutto il possibile, quindi do il supporto al Salone del Libro e anche all'imprenditoria editoriale, perché ritengo che i piccoli tutti gli editori, ma soprattutto i piccoli editori, svolgano, soprattutto in un momento come questo, una funzione sociale importante.